Sì, gli eventi di quest'estate e soprattutto le richieste di tanti cittadini ci hanno indotto a riprendere dal vivo, diciamo, l'attività, nel senso che abbiamo indetto, come avete già saputo, questa assemblea pubblica che si terrà il 23 sulla gradinata della chiesa di Sant'Antonio alle 6 e alla quale contiamo di avere numerosi partecipanti, almeno ce lo auguriamo da quello che ci hanno detto, perché riteniamo che sia il caso di rompere questo silenzio. Non a caso abbiamo scelto il silenzio uccide come slogan, perché l'indifferenza con cui molti cittadini di Termoli, ma di tutto il Molise, perché noi parliamo del San Timoteo, ma parliamo del problema tragico di tutta la sanità, le notizie dei disastri anche a Campobasso le abbiamo sentite ieri, al Cardarelli, per cui parliamo di tutto, non è una questione soltanto localistica e cittadina. E riteniamo che stare zitti in questa situazione sia veramente masochistico e non ce lo possiamo più permettere. Per questo abbiamo chiamato tutte le associazioni che si sono occupate e si stanno occupando di sanità, chiameremo anche i partiti e probabilmente anche i sindacati, insomma tutto quello che rappresenta i corpi intermedi e rappresenta quindi i cittadini al di fuori delle rappresentanze istituzionali che sono, diciamo, più lontane, ma vogliamo veramente parlare dal basso. Riteniamo che iniziative pacifiche, democratiche, ma continuate, ripetute sul territorio, possano servire a orientare in modo diverso le scelte sulla sanità. Noi arriviamo con una piccola piattaforma di 3 punti che riassume un po' quello che abbiamo chiesto in tutte le nostre decine e decine di comunicati, presidi, attività istituzionali, mozioni, ordini del giorno, eccetera. Chiaramente nel corso dell'assemblea saremo aperti a qualunque proposta, all'accoglimento di altri punti che rappresentino altre esigenze. Questi 3 punti fondamentali per noi sono l'immediata apertura di una campagna, chiamiamola così, assunzioni a tempo indeterminato, in modo che risultino attrattive, per riparare la voragine di medici, infermieri, operatori sociosanitari che mancano. Campagne ovviamente da finanziarsi non con i fondi regionali, abbiamo sentito che siamo sprofondati di altri 5 milioni nel buco, a detta di Florenzano per il Covid, noi non riusciamo a capire come si sia arrivati a questa situazione. Comunque chiediamo dei fondi extra, il Molise è in una situazione veramente in cui la vita è a rischio, ragion per la quale riteniamo che anche la magistratura si debba muovere, perché dove, come è successo per cardiologia, si mette seriamente a rischio la vita delle persone, c'è il dovere di intervenire anche con operazioni di emergenza. Noi comunque chiediamo qualcosa che vada al di là, cioè effettivamente si riporti in condizione di funzionare il sistema sanitario dal punto di vista del personale con fondi extra. Sta alla regione, sta al ministero decidere come, il perché glielo diciamo noi, perché i molisani stanno morendo. Il secondo punto è l'indizione immediata di concorsi per primariato. Deve finire questo schifo per cui noi abbiamo persone che vanno in pensione dopo 20 anni di facente funzioni. Questa figura del facente funzioni è una cosa che si sono inventati. I reparti hanno bisogno di un primario che organizzi e che faccia funzionare, quindi si indicano immediatamente i concorsi. E terzo, se ne vadano immediatamente quelli che hanno negli ultimi 4 anni provocato lo sfascio. Quindi a cominciare da Florenzano tutti i direttori. Si riparta da zero, si mettano delle persone competenti che abbiano veramente la volontà non di distruggere ma di ricostruire, perché chiaramente le misure che chiediamo hanno senso se tutto il sistema viene ristrutturato. Sperare che un medico, anche giovane, possa venire qui anche a tempo indeterminato, sapendo che nel reparto di cardiologia di Campobasso a stento si fa un elettrocardiogramma, non è credibile. Bisogna mettere i medici in condizioni di trovare anche, specialmente quelli giovani, le condizioni per costruirsi un futuro e fare esperienza. Quindi non solo le assunzioni, ma tutto il resto. Questi sono i nostri 3 punti. Chiaramente ci auguriamo che nella discussione di martedì venga fuori anche altro, molto altro da integrare, da scrivere insieme. Noi non abbiamo mai creduto nelle proposte preconfezionate da imporre agli altri, abbiamo sempre chiesto che tutte le associazioni e i cittadini si sedessero intorno a un tavolo e costruissero insieme la piattaforma. Purtroppo non abbiamo avuto grande ascolto, ma riteniamo che sia l'unico metodo non solo democratico ma anche sensato per rispondere alle esigenze di tutto il territorio, ripeto, e non solo del San Timoteo, del quale purtroppo constatiamo ogni giorno la morte.